Nel 2016 fa il giro del mondo un video in cui si annuncia il ritrovamento di un drago caduto dal cielo in Tibet. Eccolo! Il filmato mostra una incredibile creatura priva di vita, stesa al suolo, con artigli, una lunga coda, grandi ali e naturalmente una testa affilata e piena di denti aguzzi. È dunque la prova che i draghi non solo sono esistiti, ma sono ancora in mezzo a noi? Lo scopriremo oggi insieme a Strane Storie. Il video del drago caduto dal cielo è stato visto e condiviso milioni di volte in tutto il mondo. Solo che c'è un problema. Secondo alcuni, il drago sarebbe caduto in Tibet, secondo altri nello Yemen, secondo altri ancora a Londra. Ma com'è possibile? Quante volte è caduto questo drago? La risposta è mai. Si tratta infatti di un modellino a grandezza realistica creato dall'artista spagnolo Juan Villa Herrero, specializzato in effetti speciali per il cinema e che qui vediamo impegnato nella realizzazione di questo finto drago per un programma televisivo spagnolo dedicato alle teorie del complotto. In effetti sul web si trovano tanti presunti avvistamenti di draghi filmati nei posti più disparati del mondo. Alcuni sono più credibili, altri molto meno. Si tratta però sempre di riprese più o meno verosimili, a volte create con effetti di ritocco digitale, altre volte prese di peso da film o pubblicità, come in questo caso dove qualcuno ha fatto circolare questa immagine che sembra mostrare misteriose creature alate nel cielo, salvo poi scoprire che si tratta in realtà della pubblicità di un videogioco giapponese. Oggi è facilissimo creare falsi avvistamenti di draghi, di mostri marini, di qualunque altra cosa vogliate far credere sia vera. Ma torniamo ora ai nostri draghi. Capito che non possiamo fidarci di video o fotografie moderne che ne dimostrino l'esistenza. Che cosa possiamo dire dei racconti, delle testimonianze dell'antichità in cui si parla dei draghi? Ecco, probabilmente l'idea di questa creatura del drago trae origine nell'antichità classica, più precisamente da Plinio, che descrive dei serpenti tanto grossi e forti da poter strangolare un elefante. Come i draghi abbiano acquisito ali, zampe e la capacità di soffiare fuoco non è chiarissimo. Si sa però che Girolamo Cardano, matematico pavese del 1557, riporta di aver visto a Parigi piccoli draghi con le ali imbalsamati. Chissà, forse all'origine di tale descrizione vi è un esemplare mummificato di lucertola del sud-est asiatico, il cosiddetto Draco Volans, un sauro lungo circa 10 cm con due membrane ai lati dell'addome che gli consentono di planare. Troppo piccolo? Beh, in realtà la dimensione contenuta non è un problema, in quanto chi spacciava questi animali per draghi si giustificava dicendo che erano in realtà dei cuccioli di un animale ben più grande e temibile. Ma fraintendimenti a parte, la domanda resta: sono mai esistiti autentici draghi? Bentrovati naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a un nuovo episodio di Strane Storie, la mia serie che ogni settimana ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza, della razionalità, enigmi e credenze ai confini del reale. Se volete unirvi agli altri naviganti per scoprire i segreti del mio mestiere, se volete seguire i miei corsi e imparare a vostra volta a indagare misteri e magari collaborare con me, più avanti vi spiegherò come fare. Per il momento preparate la vostra spada perché stiamo per andare in cerca di draghi. Dal Medioevo al genere fantasy, il mostro dei mostri è il drago, simbolo del demonio per i cristiani, il terrificante rettile alato dalle zampe artigliate e dalla bocca sputafuoco è il nemico pubblico numero uno, che ovviamente finisce sempre sconfitto, di una lunga serie di guerrieri, dal leggendario eroe scandinavo Beowulf, protagonista dell'omonimo poema anglosassone dell'VIII secolo, al più famoso di tutti, San Giorgio.
Secondo la tradizione, San Giorgio sarebbe vissuto nel III secolo in Palestina, all'epoca dell'imperatore Costantino. Ma il suo personaggio appartiene in realtà più al mito che alla storia. La figura del sovrano, Costantino, che concesse la libertà di culto ai cristiani, si sovrappose presto a quella del santo. Intorno al X secolo, alcune presunte immagini di Costantino, raffigurato nell'atto di calpestare un serpente demoniaco, fecero rinascere un mito antichissimo, quello del Minotauro e dell'eroe Teseo, che libera il suo popolo dal tributo di sangue. A dare la forma definitiva alla leggenda di San Giorgio fu nel 200 il vescovo Jacopo da Varazze. Ecco come la racconta nella sua Leggenda Aurea, una sorta di bestseller medievale, fonte di ispirazione per generazioni di scrittori, miniaturisti e pittori. Dunque, nella città pagana di Selem, in Libia, in uno stagno profondo vive un drago che uccide con il fiato infuocato gli abitanti della città. Per placarlo, ogni giorno gli offrono in pasto una pecora e un giovane estratto a sorte. Un giorno dall'estrazione esce il nome di Silene, la figlia del re, che dopo inutili tentativi di sottrarla al suo destino da parte del padre, viene condotta allo stagno. Passando da quelle parti, Giorgio, un cavaliere dalle specchiate virtù cristiane, assiste alla scena. Quando il drago esce dallo stagno, sputando fuoco, pronto a ghermire la fanciulla, il cavaliere lo trafigge con la sua lancia, bloccandolo a terra senza ucciderlo. San Giorgio fa cingere il collo del drago con la cintura di Silene, che poi accompagna il mostro domato verso la città. La popolazione di Selem è atterrita vedendo il drago, ma il cavaliere rassicura tutti. Se si convertiranno, non avranno nulla da temere. Il re e i sudditi di Selem quindi abbracciano la fede cristiana e il cavaliere finalmente uccide il drago. Si tratta chiaramente di una parabola. Dal punto di vista storico, San Giorgio forse fu un soldato romano in Palestina, il quale, avendo rifiutato di sacrificare agli dei pagani come prescritto, fu martirizzato sotto Decio o sotto Diocleziano nella seconda metà del II secolo d.C. Poco dopo questa feroce persecuzione, Costantino, nel 313 d.C., dichiarò la libertà di culto nell'impero romano ed egli stesso fu il primo imperatore cristiano. Costantino amava farsi ritrarre in vesti militari mentre trafiggeva un serpente raffigurante il paganesimo. Sembra che questa immagine, molto diffusa poi nei secoli seguenti, si trovasse anche sulla tomba di San Giorgio a Lidda e diede origine verso il XII secolo, quindi mille anni dopo che si sarebbero svolti i fatti, alla credenza che si trattasse invece proprio del martire San Giorgio, impegnato nell'atto di uccidere un drago. Ma il mito dell'eroe che abbatte il drago ha in realtà delle origini ancora più antiche. Nella mitologia classica, Perseo salva Andromeda dal mostro marino, Apollo uccide il serpente Pitone e in età alessandrina si mescola in Medio Oriente con leggende arabe, assire, egiziane. Lo prova anche un dotto saggio dell'archeologo Charles Simon Clermont Ganneau, vissuto a cavallo tra l'8 e il 900. Lo vediamo anche su un basso rilievo di arte copta del VI secolo esposto al Louvre, raffigurante il dio egiziano Horus a cavallo, che uccide con una lunga lancia un coccodrillo, simbolo di Set, il dio del male. Se non fosse per il fatto che Horus ha, come sempre, la testa di falco, sarebbe una rappresentazione esatta dell'impresa di San Giorgio, ripetuta poi a non finire con variazioni sul tema. I draghi aumentano di dimensione, prendono le ali, sputano il fuoco, il cavaliere salva una fanciulla vittima predestinata dalla belva e così via. La leggenda diventò un vero e proprio archetipo occidentale e ben presto iniziarono a diffondersi anche nella nostra penisola storie di draghi, alcune delle quali ci hanno persino lasciato reliquie inquietanti. Due barcaioli sono distesi sulle rive del Mincio a riposare dopo il lavoro sotto il sole estivo. Sono fratelli e uno dei due russa quando dorme. Ecco perché l'altro, Tonio, non si preoccupa quando sente un rantolo. «Smetti di russare, fermo, voglio riposarmi anch'io», dice Tonio ridendo. Poi però quando sente un violento schiocco e un verso che non ha nulla di umano, non ride più.
Si alza di scatto e vede l'orribile scena. Fermo è in un bagno di sangue e addosso a lui un mostro, uscito dagli inferi, lo sta divorando. Per la paura, Tonio non riesce nemmeno a gridare. Disperato, invoca la Vergine e afferra il coltello con cui poco prima aveva tagliato il pane. Vincendo ogni paura, si getta su quella specie di drago dalla coda lunga e dai denti aguzzi e lo trafigge alla testa con la lama. Il mostro salta, si contorce e si rotola agonizzante sulla riva, ma dopo qualche minuto si ferma, morto. Tra le lacrime, Tonio ricompone il fratello sulla barca, poi solleva la bestia infernale e la porta in braccio per qualche decina di metri, lasciandola cadere sul vicino sagrato del santuario della Beata Vergine. Un ex voto per ringraziare la Madonna di aver risparmiato, almeno a lui, la vita. Questo accadeva 5 secoli fa e oggi, incredibilmente, il mostro è ancora là, appeso al soffitto del santuario della Beata Vergine delle Grazie a Curtatone, in provincia di Mantova. Solo che non è esattamente un drago, ma un coccodrillo imbalsamato. E la storia di Tonio e Fermo è solo una leggenda. Una storia nata per spiegare la presenza incongrua di un animale esotico abituato a ben altra longitudine. Non meno improbabile di quella che lo riteneva una belva fuggita dallo zoo privato di casa Gonzaga. Non si sa in effetti da dove arrivi quel coccodrillo, ma è certo che quella di Curtatone non è l'unica chiesa in Italia a esporre un simile bizzarro trofeo. Se ne trova uno anche nel santuario della Madonna di Campagna alle porte di Verona e uno in quello di Ponte Nosse in Valseriana. Altri erano presenti in varie chiese distribuite lungo tutta la penisola, a Muggiò, presso Milano, a Como, Rapallo, Macerata, Palermo. Ma perché draghi conservati in chiesa? Come abbiamo detto prima, il significato simbolico più evidente è quello secondo cui il feroce animale rappresenta il maligno, una testimonianza tangibile che il male è vivo e opera nel mondo e la tentazione è sempre in agguato. Tuttavia, il suo essere appeso a catene lo rende innocuo e svela la sottomissione del demonio di fronte a Dio e alla Madonna. Anche il fatto che solitamente la testa del rettile sia rivolta verso l'ingresso sta a significare che il demonio fugge di fronte all'altare dove si celebra l'Eucaristia. Ci sono però altre ipotesi, come quella alchemica, una pratica che non solo la Chiesa tollerava nel Medioevo, ma era spesso praticata dai religiosi, come i francescani, che ressero dall'inizio il santuario di Grazia. In quest'ottica il coccodrillo può rappresentare il soggetto dei saggi, cioè la materia prima su cui gli alchimisti operano, o anche l'ouroburos, cioè il dragone che si morde la coda, il simbolo del procedere ciclico della natura e di come tutto sia collegato. Interpretazioni a parte, però, l'animale imbalsamato è stato restaurato e sottoposto a esami nel 2002 presso l'Università di Heidelberg. È risultato lungo 2 metri, morto tra i 6 e i 9 anni, trattato con del sale e imbottito di erbe e alghe. La radiodatazione lo ha collocato intorno al 1420, un periodo compatibile con la costruzione del santuario, che è stato edificato tra il 1399 e il 1406, mentre si pensa che il lavoro di imbalsamazione sia stato compiuto in Italia per via del tipo di spago che lo avvolgeva. Le alghe essiccate di Poseidonia che lo riempivano invece sono così diffuse da limitare i tentativi di localizzazione. Chissà, chi lo ha portato al santuario forse voleva fare il dono, era un collezionista di curiosità naturali, oppure l'animale era uno di quelli allevati nei pressi di Castiglione di Sicilia durante la dominazione araba. Di certo non è l'unica attrazione insolita del santuario, che può contare anche su una impalcatura lignea a 2 piani, nelle cui nicchie sono ospitati ben 53 manichini polimaterici a grandezza naturale. Ciascuno ricorda la morte a cui qualcuno è scampato e in un medaglione sottostante un testo ne spiega il significato, come uno di questi presenti sotto il fantoccio di un impiccato che dice «Io veggo e temo ancor lo stretto laccio, ma quando penso che tu l'hai disciolto, ribenedico il tuo pietoso abbraccio». Una raccolta di inquietanti ex voto che si leggono come in una sorta di Spoon River di sopravvissuti. Ma torniamo ai nostri draghi conservati nelle chiese, perché di uno di questi si è occupato un amico ricercatore con cui tante volte mi sono trovato a indagare misteri.
Luigi Garlaschelli è andato a esaminare il teschio di un animale presentato come l'ultimo drago del Medioevo e tuttora conservato in una piccola teca nel semiabbandonato convento della Selva, nel borgo di Santa Fiora, tra i boschi del Monte Amiata. Il mostro, secondo le cronache del tempo, sarebbe stato ucciso nel 1488 dal conte Guido Sforza di Santa Fiora, un ramo degli Sforza Lombardi derivante da Bosio, figlio illegittimo del fondatore della dinastia, Muzio Attendolo. La misteriosa creatura, il cui solo cranio misura circa 40 cm di lunghezza, infestava i boschi e i fiumi circostanti, finché l'eroico conte, in sella al suo destriero, non lo trafisse con la lancia, riportandone poi la testa come trofeo di caccia. Nel convento è visibile solo la parte superiore del cranio, l'altra metà fu donata alla chiesa romana di Trinità dei Monti, ma è andata perduta ormai. Sull'identità dell'animale da cui deriva questo singolare reperto, discussero eruditi locali già nel 1838. Garlaschelli ha esaminato il reperto di persona, misurandolo e scattando fotografie ad alta risoluzione. Le immagini sono poi state sottoposte al servizio di identificazione reperti del Museum of Natural History di Londra, che ha rimandato il ricercatore pavese al massimo esperto del settore, John Torbjarnarson della Wildlife Conservation Society nella Florida. Il verdetto dell'esperto è stato preciso. Si tratta della parte superiore del cranio di un coccodrillo del Nilo. In epoca storica però questi animali non vivevano in Italia, tranne nelle acque del Papireto e del Garraffello presso Palermo. Il coccodrillo è sicuramente uno degli animali alla base di quella creatura composita che è il drago della mitologia. Dice ancora lo studioso, sono vissuto a lungo anche in Cina per salvaguardare la sopravvivenza dell'alligatore cinese, che la chiamano Tulong, cioè il drago di terra. In Oriente il drago divenne però un simbolo di forza e nobiltà, anziché rappresentazione del male come in Occidente. Ma Garlaschelli ha scoperto anche un filo rosso che lega il conte Guido al primo e più famoso uccisore di draghi. Parlo ovviamente di San Giorgio di cui abbiamo detto prima. Guido da Santa Fiora forse professava una venerazione particolare verso San Giorgio. Infatti un conte di Santa Fiora, forse proprio Guido, attorno al 1475 donò alla cittadina di Varzi, in provincia di Pavia, una reliquia proveniente dal braccio destro del martire di San Giorgio. Il racconto dell'uccisione della belva da parte di Guido è ricalcata pari pari su quella del santo, un po' troppo uguale per essere casuale, e secondo un'antica leggenda dell'Amiata, Guido fu addirittura aiutato da un nobile cavaliere di nome Giorgio. Fu forse costruita addosso a Guido, insomma, dopo la sua morte, una leggenda di uccisore di draghi in onore a questa sua venerazione per il santo? O magari fu proprio lui a crearsela? E come arrivò però il cranio di coccodrillo del Nilo a Grosseto? Un'ipotesi è quella per cui i rettili portati dai romani per gli spettacoli che si tenevano al Colosseo siano sopravvissuti per 1000 anni, ma ne sarebbero state necessarie ovviamente intere famiglie. Allora un animale fuggito da uno zoo itinerante forse? O banalmente il cranio era un souvenir esotico regalato al conte da qualcuno che era arrivato chissà dall'Oriente e sul quale poi lui si era inventato questa spacconata? Beh, sono tutte ipotesi che restano aperte. Tuttavia non è raro trovare in molte chiese dell'Italia, come dicevamo, tracce di reliquie che dovrebbero confermare l'esistenza dei draghi, come le numerose costole che adornano in particolare alcune chiese dell'Italia settentrionale e sono sorte lungo le propaggini di un'antica area acquitrinosa conosciuta come il Mare Gerundo o il Lago Gerundo. Sebbene indicate dalla tradizione come appartenenti a terribili mostri serpentiformi, draghi appunto, che abitavano le acque della Grande Palude prima della sua bonifica ad opera dei Visconti, appartengono in realtà ad animali del tutto prosaici, in questo caso antichi cetacei. Una celebre costola di questo tipo si trova anche al di fuori delle chiese, a Verona, sotto un arco che da Piazza Erbe porta a Piazza dei Signori. Anche intorno a questa costa sono cresciute leggende di ogni tipo, a parte quelle relative a un gigantesco drago. C'è per esempio chi pensa sia appartenuta al demonio in persona,
chi sostiene sia stata portata dalle crociate in Terra Santa, oppure emersa durante un ritrovamento archeologico sulle montagne circostanti. C'è anche chi pensa che si tratti di quello che resta dell'insegna di un'antica farmacia medievale che vendeva ossa di balena grattugiate dotate di proprietà curative. E ancora chi racconta che la costola sia in attesa di una persona particolare. Quando l'uomo più puro del mondo attraverserà l'arco, la costola si staccherà e gli cadrà in testa. Ecco, non si capisce se per premiarlo o, nel caso in cui la natura della costola fosse demoniaca, per eliminarlo dalla faccia della terra. Con la fine del Medioevo di draghi si parla sicuramente molto meno, ma non scompaiono, magari cambiano solamente il nome. Intorno al 1660, sulle Alpi per esempio, si registra forse il primo avvistamento della misteriosa creatura nota come Tatzelwurm, quando durante un'escursione con un amico il contabile e guardia marina Andreas Roduner si imbatte in un drago. È una creatura che di fronte agli umani si alza sulle zampe posteriori, raggiungendo l'altezza di un uomo. Ha il corpo ricoperto di squame, quattro zampe e una lunga coda. Ma la cosa più bizzarra è la testa, piccola come quella di un gatto e sormontata da una folta criniera che le scende lungo il dorso. A raccontare l'incidente è Johann Jakob Scheuchzer, un medico naturalista svizzero che nella sua Itinera Alpina del 1723, prima opera scientifica a catalogare flora e fauna delle Alpi, raccoglie anche folklore locale e racconti su animali misteriosi, e in particolare sui draghi. Avvistamenti simili non sono una novità. Già lo storico greco Erodoto, vissuto nel V secolo a.C., scriveva di aver osservato in Arabia ossa e spine dorsali di serpenti alati, che secondo i racconti volavano verso l'Egitto e potevano essere fermati solo dagli ibis, che per questo gli egiziani veneravano. E Plinio il Vecchio, ricordate, ne abbiamo parlato prima, nella sua Storia naturale del 77 d.C., descrive la figura del basilisco, un serpente alato capace di uccidere chiunque con il solo sguardo, anche se lungo solo una ventina di centimetri. Ricordate il Draco Volans, la lucertola alata di cui abbiamo parlato prima? L'episodio delle Alpi, però, raccolto insieme ad altri simili da Scheuchzer, documenta un tipo particolare di rettile che sembrerebbe caratteristico appunto delle Alpi, il Tatzelwurm o verme con le zampe. Sarebbe stato infatti avvistato nel corso dei secoli lungo tutto l'arco alpino, dall'Austria alla Francia, passando naturalmente per l'Italia. Si racconta per esempio che nel 1779, nei dintorni di Unken, in Austria, un contadino di nome Hans Fuchs se ne trova ben due davanti e per lo spavento muore di infarto. I familiari lo commemorano con un'icona dipinta, oggi conservata al Museo di Storia Naturale di Salisburgo, che lo raffigura steso a terra e con i due Tatzelwurm poco distanti, qui raffigurati simili a furetti o a grossi ratti con la coda, quattro zampette e una lingua biforcuta. Nell'immagine Fuchs si tappa il naso con la mano, forse nel tentativo di scampare al fetore letale delle terribili creature. Della loro esistenza è convinto, tra gli altri, il naturalista milanese Carlo Amoretti, che all'inizio del XIX secolo, nel suo Viaggio da Milano ai Tre Laghi, si persuade che la storia dei lucertoloni alpigiani, lunghi due e più metri, abbia un fondamento di verità. Secondo lui, questi animali sarebbero della specie dell'iguana, ma sarebbe difficile documentarne l'esistenza perché, essendo reputati velenosi con lo sguardo, con l'alito e col puzzo, nessuno osa toccarli. Tuttavia, egli chiarisce che sono innocui, se non che furtivamente succhiano le vacche. Non esistendo resti di questi animali e cambiando la loro descrizione di avvistamento in avvistamento, occorre immaginarseli in qualche modo. Ed ecco allora nel 1836 un disegno del Tatzelwurm riprodotto in un manuale alpino di tale von Schultes. A guardarlo ricordo una lunga pigna con quattro zampette e i denti aguzzi. Non proprio terrificante. L'unica fotografia esistente della creatura è quella scattata nel 1934 da un tale di nome Balkin, che incuriosito da quello che gli sembra un tronco molto strano, lo fotografa e solo in seguito allo scatto del flash lo vede fuggire rapidamente nei boschi di Meiringen in Svizzera,
una località tra l'altro rimasta molto famosa per un altro episodio, cioè lo scontro finale sul ciglio delle sue spettacolari cascate tra Sherlock Holmes e il professor Moriarty. L'immagine di Balkin ritrae una sorta di pesce quasi sorridente che appare però scolpito nel legno o nella ceramica. Pochi la prendono sul serio e probabilmente nemmeno il detective di Baker Street l'avrebbe degnata di uno sguardo. Lo stesso Bernard Heuvelmans, il papà della criptozoologia, cioè la disciplina che si dedica alla ricerca di animali non ancora identificati, un argomento su cui come sempre io vi rimando all'ottimo canale dell'amico Lorenzo Rossi, CryptoZoo, dice che in effetti sembra più la foto di un modello della bestia che un animale vivo. È molto probabile che gli avvistamenti raccolti, alcuni anche in tempi molto recenti, siano frutto dunque di errori o di suggestione. Difficile, anche se non impossibile, immaginare una specie di rettile ancora sconosciuto che si nasconderebbe tra le vette alpine senza lasciare alcuna traccia di sé. Tuttavia, un barlume di speranza per i cercatori di strane creature arriva dal criptozoologo Jean-Jacques Barlois, che in un suo libro del 1987 racconta: ho raccolto di recente una strana informazione. Ogni primavera in Val d'Aosta un Tatzelwurm uscirebbe da una sorgente con il salire delle acque e sarebbe così visibile per qualche tempo. Non resta dunque che trovare questa sorgente e il gioco è fatto. Sono tante le storie che circondano presunti avvistamenti di draghi, ma appartengengono tutte all'antichità o, come abbiamo visto, una volta era facile scambiare qualche animale esotico per i draghi della leggenda. Tuttavia, in tempi molto recenti c'è stato un episodio in cui qualcuno non solo ha detto di aver visto un drago, ma addirittura ha affermato di possederne un piccolo esemplare conservato in formaldeide. Nel 2004 questa notizia ha fatto il giro del mondo. Un misterioso barattolo alto un'ottantina di centimetri contenente una strana creatura alata sarebbe rimasto nascosto per oltre un secolo tra gli oggetti accumulati da Frederick Hart, un tempo facchino del Museo di Storia Naturale di Londra. Secondo il nipote David, il reperto era stato inviato al prestigioso istituto della capitale da un gruppo di scienziati tedeschi attorno al 1890, quando era fortissima la rivalità tra i due paesi. Tuttavia il Museo di Londra pensò che si trattasse di uno stratagemma per mettere in imbarazzo il Regno Unito di fronte alla comunità scientifica mondiale e stabilì che quel piccolo di drago non fosse altro che un pupazzo. Così il barattolo con la formaldeide e il suo contenuto fu regalato a Hart e con il passare degli anni finì in uno scatolone nella collezione dei cimeli di famiglia. Alistair Mitchell, un amico di David Hart, sosteneva che presto il drago sarebbe stato sottoposto dal museo a una biopsia per vedere se fosse fatto di materiale organico oppure di cera o gomma. Un paio di mesi dopo ho contattato il Museo di Storia Naturale di Londra, i cui responsabili mi hanno confermato la disponibilità a eseguire il test, spiegando però che c'era un problema. Il proprietario del drago non sembrava intenzionato a farlo esaminare. Era l'ennesimo indizio che faceva sospettare una possibile bufala. Tra le altre cose, infatti, non si capiva perché il liquido del barattolo fosse così limpido dopo oltre 100 anni che si trovava lì. E non si spiegava nemmeno come mai il drago non avesse attributi sessuali. Alla fine l'arcano è stato svelato. Il 29 marzo dello stesso anno Alistair Mitchell ha confessato che si era trattato di uno scherzo. Mitchell era infatti uno scrittore in erba e per riuscire ad attirare l'attenzione su di sé e su un libro che nessun editore sembrava interessato ad acquistare, ha creato l'elaborata messa in scena. Si è fatto così realizzare il modellino di drago da un gruppo di esperti di effetti speciali, si è fatto soffiare il barattolo da un artigiano del vetro dell'isola di Wight e poi ha messo in giro la notizia dell'incredibile ritrovamento. Risultato? È riuscito a far parlare di sé in tutto il mondo e Waterstone, un grosso editore inglese, gli ha offerto un sostanzioso contratto per il suo libro, un thriller che, guarda caso, ruota tutto attorno a un drago. Ma perché per così tanto tempo e ancora oggi, come dimostra il caso di Mitchell o i tanti falsi video di draghi che circolano sul web,
Siamo così affascinati dalla figura del drago e dei mostri in generale. Il fatto è che fino al 700 non è mai stata avvertita chiaramente l'esigenza tutta moderna di differenziare gli animali appartenenti al mondo reale da quelli favolosi o mostruosi esistenti soltanto nell'universo della mente umana. I protagonisti di miti e racconti, nonché i presunti avvistamenti di esseri straordinari, non si contano, tanto che riesce difficile farne un elenco completo. Sirene, unicorni, giumarre, gigià, tazzelwurm, agnelli vegetali, manticore, crache, nieti, licantropi, basilischi, vampiri, insomma, di alcuni di questi, lo sapete, abbiamo già parlato qui a Strane Storie e, come abbiamo visto, in alcuni casi essi hanno tratto origine da autentici reperti zoologici e da resti fossili, interpretati in passato in modo differente da quello che facciamo oggi. Il fatto è che non è poi così improbabile che sulla Terra si trovi qualche forma animale ancora sconosciuta. Lo capi, il drago di Komodo, il gorilla di montagna, il panda gigante, sono tutti animali scoperti solo nel XIX secolo. Prima non si sapeva nemmeno che esistessero. E succede in continuazione, anche in tempi recenti, come quando nel maggio 2001 una spedizione sottomarina ha scoperto una specie mai vista prima di polpo gigante. In tutti questi casi però si tratta di animali piuttosto rari, tipici di zone remote e impervie. Non stupisce che si sia faticato a individuarli. Per il momento dunque nessun museo conserva esemplari di draghi di nessun tipo, né esistono delle descrizioni delle loro caratteristiche che non siano vaghe e non verificabili. Per questa ragione la loro esistenza non può essere seriamente presa in considerazione dalla zoologia, nonostante la possibile realtà di questi esseri sia continuamente riproposta da documentari, video, libri e articoli noiosamente ripetitivi, oltre che diseducativi nei confronti del pensiero critico. I loro autori ripropongono invariabilmente i medesimi argomenti, comportandosi come se la mancanza di reperti tangibili, le testimonianze non controllabili, le fantasiose ipotesi ad hoc, le immagini nelle quali non si distingue nulla di nitido, costituissero argomenti a supporto delle loro tesi, anziché spettacolarmente contrari. Ma al di là di questa cronica mancanza di prove, è chiaro che le motivazioni che ci portano a inseguire queste storie vanno ricercate altrove. Il mostro è una delle figure più frequenti nella letteratura occidentale, ha detto Alessandra Calanchi, docente di letteratura e storia della cultura angloamericana all'Università Carlo Bo di Urbino, esperta delle tematiche legate al mostruoso e coautrice del dizionario dei temi letterari dell'UTET, ma è anche una delle più ambigue, sempre a metà fra repulsione e attrazione, fra orrore e sublime. Nei più antichi racconti mitici, i mostri servivano a offrire una missione agli eroi, farli apparire più valorosi. Nel 2500 a.C. in Mesopotamia ci pensava Humbaba, il gigante del poema babilonese Gilgamesh. Aveva unghie di leone, il corpo rivestito da squame, artigli da avvoltoio, corna di toro e per finire un fallo e una coda che culminavano con una testa di serpente. Come alcune divinità egizie, era il frutto di un montaggio di vari esseri, di cui riassumeva le caratteristiche. Del resto l'idea era che più spaventoso era il mostro, maggiore fosse la gloria dell'eroe. Eracle, per non sbagliarsi, oltre ad aver sconfitto le 100 teste dell'idra, mise a nanna anche le 50 ridotte a 3 nel Medioevo per semplificare la vita ai poveri miniaturisti che dovevano disegnarle, del cane Cerbero, il custode del regno dei morti. I mostri antichi però erano anche maestri di vita. Secondo il grande antropologo francese Jean-Pierre Vernant, la storia di Ulisse e Polifemo insegnava ai greci l'importanza dell'intelligenza pratica, talmente preziosa da meritarsi una parola tutta per sé, metis, indispensabile tanto ai navigatori che affrontavano l'ignoto nel Mediterraneo per fondare colonie, quanto ai cittadini che dovevano garantire l'indipendenza della propria città-stato. Ulisse, infatti, sfugge al gigante che lo ha fatto prigioniero e che divora i suoi compagni di viaggio solo grazie al coraggio e all'astuzia. E sempre l'intelligenza, nelle tragedie greche del V secolo a.C., aiuta Edipo a rispondere all'enigma della Sfinge, un'altra creatura con il corpo di leone alato e la testa di donna.
evitandogli così di essere divorato. Polifemo e la Sfinge hanno un precedente, anch'esso goloso di carne umana, il Minotauro, di cui abbiamo parlato prima. Simbolo della forza primigenia, questo ibrido contro natura, corpo di uomo, testa taurina, nato dall'amore tra la regina di Creta e un toro sacro, fece la sua prima apparizione nel Mediterraneo sud-orientale circa 4000 anni fa. La sua storia, tramandata nella letteratura greca e latina e poi riscoperta nel Rinascimento, è la trama ideale per ogni film d'avventura. Un mostro, in questo caso il Minotauro Asterione, terrorizza un intero popolo, quello di Atene, che per volere di Minosse, re di Creta, gli deve sacrificare ogni anno 7 fanciulli e 7 fanciulle. Viene affrontato da un eroe, Teseo, figlio del re di Atene, Egeo, che lo uccide, liberando la propria gente e legittimando il proprio potere. Teseo, infatti, diventerà il re di Atene. Vi ricorda niente questa trama? È il classico viaggio dell'eroe, l'archetipo avventuroso messo in bella copia da Joseph Campbell. Uno schema che però ritroviamo quasi identico in tantissime storie di ogni epoca e anche in tante leggende medievali, quindi, magari che hanno un drago al posto del mostro, che, lo ricordiamo ancora, era il simbolo del demonio, e con un cavaliere, simbolo questa volta della fede e della virtù cristiana, al posto di un principe ateniese. Ecco, ricordate la storia di San Giorgio? È una trama che ricompare nei romanzi d'avventura dell'Ottocento e persino nei fumetti, dove il cattivo è quasi sempre anche mostruosamente brutto. C'è però una differenza. Per un greco, per un antico romano, i mostri non appartenevano, come per chi oggi legge un romanzo horror oppure legge Il Signore degli Anelli, al mondo della fantasia. Facevano parte della realtà, proprio come gli dèi. Anzi, ne dimostravano l'esistenza e per questo erano considerati un avvertimento. La parola latina monstrum deriva dal verbo monere, ammonire. Il mostro dunque serviva a mostrare qualcosa. Che cosa? Che è molto meglio rispettare i patti con la sfera divina, e quindi le regole sociali imposte dai suoi rappresentanti, cioè dai sacerdoti, perché chi li viola rischia di scatenare il terrore. Ma possiamo domandarci perché tutti i popoli, dagli Aztechi ai Cinesi, dai popoli africani agli Inuit, conoscono storie di mostri. Il mostro, almeno nella mitologia classica, rappresenta le pulsioni irrazionali dell'uomo, spiega ancora la professoressa Calanchi. Inoltre, sostengono antropologi e psicologi, i mostri incarnano paure che si nascondono nel profondo di ogni essere umano, a qualsiasi latitudine. Gli storici ricordano invece che i mostri derivano dalla necessità di spiegare l'inspiegabile. Ritrovamenti casuali di crani fossili di animali estinti, come i mammut, potrebbero avere suggerito l'idea dei ciclopi, i giganti con un solo occhio. Scilla e Cariddi, mostri marini temuti da tutti i navigatori antichi, non sarebbero altro che le correnti dello stretto di Messina. Medusa, la gorgone con la testa avvolta da serpenti e il cui sguardo trasforma in pietra, sarebbe ispirata ai serpenti giarrettiera. Si riproducono in ammucchiate che li fanno sembrare matasse, simili a capelli. Quanto ai draghi, sarebbero stati ispirati da grandi rettili come i varani, mentre in Cina, dove portano bene, potrebbero essere nati dall'osservazione dei fossili di rettili estinti, i cui scheletri non avevano eguali nel regno animale. Il Leviatano della Bibbia, infine, sembra proprio un coccodrillo. Le porte della sua bocca chi ha mai aperto? Il suo dorso è a lamine di scudi, la spada che lo raggiunge non vi si infigge. Nelle leggende e nei poemi medievali i mostri dell'antichità divennero, oltre che spaventosi, moralisti. Nell'Inferno di Dante, per esempio, i mostri sono allegorie, derivano dalla mitologia pagana. Cerbero, le furie, le arpie o dalle scritture, Lucifero per esempio, ma hanno perso il loro significato letterale, diventando simboli della dannazione. Per questo il diavolo, l'angelo caduto nel punto più profondo dell'inferno, è il mostro perfetto e le chiese, come abbiamo visto, erano il posto migliore dove incontrare demoni e mostri nel Medioevo. Se iniziate a farci caso, troverete nelle chiese di quell'epoca bassorilievi, sculture, statue che rappresentano figure grottesche e spaventose. Cosa ci fanno in una chiesa? Beh, in origine servivano a tenere lontani gli spiriti maligni, ma ben presto divennero rappresentazioni del male. Insieme agli affreschi con scene di dannazione o trionfi della morte, raccontavano ciò che pochissimi, la maggioranza delle persone ovviamente all'epoca era analfabeta,
potevano leggere nei codici miniati, e cioè le forme terrificanti del male. Ma se i mostri medievali facevano la morale, quelli delle fiabe, delle leggende popolari servivano e ancora servono a far crescere i bambini. Anche la fiaba, il genere fantasy, la fantascienza pullulano di mostri, come dice ancora la professoressa Calanchi. La balena di Pinocchio, parente di quella biblica che si ingoia Giona e della balena bianca Moby Dick, la Baba Yaga, la specie di strega delle favole russe, mutanti come il principe trasformato in rospo, ma anche esseri ibridi come le creature dei viaggi di Gulliver di Jonathan Swift. I mostri fiabeschi, compreso il lupo di Cappuccetto Rosso, sono l'equivalente di Polifemo e del Minotauro, prove che gli eroi devono superare per crescere. Questa almeno è la spiegazione che ne hanno dato lo studioso russo Vladimir Propp e lo psichiatra infantile americano Bruno Bettelheim. Confrontando centinaia di racconti popolari e di fiabe negli anni 30 del secolo scorso, Propp individuò 31 funzioni, cioè modelli di personaggi e schemi d'azione comuni a tutte le favole. Di queste, la più importante è forse quella dell'antagonista, di solito un mostro, regolarmente sconfitto nel lieto fine. Il segreto del successo dei racconti di mostri è anche questo: ci attraggono perché ci spaventano. Come Moby Dick, la balena bianca che il capitano Ahab insegue inutilmente nel romanzo di Herman Melville, i mostri non muoiono mai. Lo conferma anche la professoressa Calanchi, secondo la quale i mostri sono sempre gli stessi: la strega, il fantasma, il diavolo, il lebbroso, il drago. Nei secoli cambiano nome, ma non contenuto. Ciò che ci spaventa non è quello che vedono i nostri occhi, ma la diversità che incarnano, la loro anomalia e la devianza dal nostro quotidiano fatto di presunte certezze e fragili equilibri. Oggi cyborg e mutanti, metà uomini e metà macchine, hanno preso il posto degli ibridi medievali. E invece degli esperimenti del dottor Frankenstein ci sono oggi gli incubi della manipolazione genetica. Ma anche i nuovi mostri tecnologici, in fondo, ci rassicurano sulla nostra normalità, anche se questa normalità è solo un'illusione. Prima di salutarci, prima di farvi gli auguri di buone feste, vorrei condividere con voi alcuni avvistamenti di una creatura volante che davvero non sembrano avere spiegazione. Guardate voi stessi! Veramente incredibile, chissà dove starà andando quella slitta trainata da renne volanti. Io vi ringrazio per essere stati con me in questo viaggio alla ricerca dei draghi. Ringrazio i naviganti che sbarcano sulla mia pagina Patreon, la mia isola del mistero, dove condivido molti contenuti esclusivi dietro le quinte del mio lavoro, un corso di indagine del mistero e molto altro. E ringrazio anche coloro che arrivano su Tipeee e che desiderano aiutarmi a organizzare il primo tour dei naviganti che mi porterà ad attraversare tutta l'Italia e che ci darà la possibilità di incontrarci. Unitevi anche voi, ci sono tante sorprese che vi aspettano. E poi vi segnalo che al sito massimopolidorostudio.com sono aperte le iscrizioni sia al mio corso di psicologia dell'insolito che a quello nuovo curato insieme a Mariano Tomatis, dedicato all'arte del mentalismo, quell'arte che sembra simulare straordinarie facoltà della mente. Se volete impararla anche voi vi aspettiamo. Per ora noi ci fermiamo qui, ma ci rivedremo venerdì prossimo per l'ultimo misterioso episodio di Strane Storie per quest'anno, naturalmente. A presto, quindi! Lo sa, gli squali mi terrorizzano. Ma ancora, gli squali, cosa c'entrano? Ne abbiamo già parlato nella puntata sul megalodonte. Che vuole che le dica? È più forte di me, con tutti quei denti. Ne ho il terrore. Vabbè, vorrei ben vedere. Sì, ma solo in acqua, eh? In che senso? Se ne incontrassi uno in piazza gli direi: beh, che c'hai da guardare? Certi guai? Uno squalo in piazza? Stessa cosa per i leoni. Cioè? Sott'acqua non mi farebbero nessuna paura. Ecco, con
con i coccodrilli. Temo che avrei qualche problemino un po' dappertutto. Però non è male come idea, eh? E quale idea? Quella di farle incontrare un coccodrillo. Buone feste! Speriamo non la facciano a me la festa, eh?